Ciao a tutti, bentornati qui su Scandal Wonder per un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di tutti i numerosi libri che mi sono entrati in mio possesso nell'ultimo mese e mezzo, tra agosto e settembre, appunto, perché sono veramente tanti, voglio mostrarveli perché alcuni li ho anche già letti, alcuni li sto leggendo, voglio parlarne assieme a voi, magari trovate qualche consiglio utile, lo so, il periodo non è dei migliori. Anch'io mi ero detto a giugno, non compro più niente, non compro più niente, perché appunto se mi seguite avete visto quanti libri mi sono arrivati tra acquisti e compleanno a giugno, ho detto basta, sono a posto così, invece no, sono furbissimo. Io proprio prima di Sfera Mondi ho una mole di libri da leggere che sono incredibili, sono già preoccupato. Però adesso ve li mostro e ne parliamo assieme. Intanto vi dico, stasera non è proprio la giornata migliore per registrare perché sono un po' stanco, c'è un temporale orribile, ci sono i fulmini, i lampi, insomma, tuoni. Non sarà proprio semplicissimo, però è l'unico momento libero che ho per registrare questo video, quindi datemi una mano voi con like, condivisioni e appunto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Dai, coraggio! Intanto vi dico, in questo periodo sono stato un po' fermo con le letture, questa cosa mi ha dato un po' fastidio, però insomma succede in questi frangenti, può capitare, sono periodi e ci può stare. Perché questo? Perché mi sono imbavagliato nel leggere magari alcune cose che vanno un po' fuori dai soliti generi che leggo solitamente. Per esempio ho letto Ferrovia del Messico di Gianmarco Griffi, che è un mattone veramente imponente, bello, una storia particolarissima di questo impiegato delle ferrovie nel 44 che deve stilare questa mappa delle ferrovie del Messico per ordini che arrivano dalla Germania. E, insomma, incontra tutta una serie di personaggi. Insomma, ho sofferto però la lunghezza moltissimo e quindi questa cosa mi ha un po' bloccato. Sto portando avanti però la lettura di probabilmente raccolta di racconti di Simone Cicali, pubblicata da Indipendente, molto carina, molto bella, intensa, mi sta piacendo, sono a metà circa, con calma, porto avanti un racconto ogni tanto, ne leggo uno, perché sono tutti diversi, tutti no, un po' particolari, estrosi, come piace essere a Simone, questa cosa mi piace un sacco, infatti me li sto gustando, uno ogni tanto per mettere in pausa i romanzi che sto leggendo, per cambiare aria, diciamo. Consigliatissima, ovviamente. Questa raccolta appunto è una di quelle che mi è arrivata a giugno e adesso la sto leggendo. Cioè, non è che io vi mostro libri che poi non tiro più fuori, io mostro libri che poi ho tutta l'intenzione di leggere e così dovrebbe essere sempre. Partiamo subito, direi, perché c'è veramente tanta carne al fuoco, ma su alcuni titoli possiamo andare veloci. Per esempio, Fimbulvetr, Il crepuscolo degli dèi, è un fantasy mitologico di Rob Immel, che mi ha omaggiato di questa copia in formato rigido fantastica. Ne ho già parlato abbondantemente, questa è una pubblicazione indipendente, è una dilogia, è appunto il secondo e ultimo volume della saga verrà pubblicato l'anno prossimo da Rob. Che dire, di questo libro? Ne ho parlato abbondantemente con una bellissima recensione di neanche 8 minuti se non sbaglio, andate a recuperarla sul canale, ma soprattutto ho fatto un'intervista a Rob, bella ampia, abbiamo parlato, discusso, chiacchierato, andate a recuperarla perché lì c'è sicuramente del materiale di vostro interesse. Fatelo, soprattutto se vi piace il fantasy, se vi piace la mitologia, gli dèi, gli intrighi tra gli dèi, c'è tanta tanta roba qua dentro e tanta roba anche dell'Abruzzo, perché ovviamente Rob è abruzzese e ci ha messo un bel po' di Abruzzo qui dentro e merita di essere scoperto. Copertina, tra l'altro, fighissima di Antonello Venditti. Andate a sbirciare nel canale per saperne di più. Passiamo a un'altra collaborazione che ho accettato molto molto volentieri. Sto parlando di La saga dello Scrium di Vincenzo Valenti. Questo è il primo volume, un altro giro di ruota, molto breve, molto carina anche la copertina, che parla di Marx, questo nano, che si è perso in questa discarica di ferraglia, si è perso con il fratello nel loro carro armato
che è andato in panne e devono riuscire a cavarsela. Adesso non so quando esce questo video, ma dovrei aver già pubblicato la recensione, la mini recensione. Il libro è mini, la recensione è mini mini, quindi accontentatevi, però vi ho dato qualche dettaglio in più, andate a recuperarlo. Questo è solo il primo, adesso sto leggendo già il secondo, ve lo mostro. L'avvento dell'ombra introduce già altri personaggi, oltre a, a Marx e il fratello Doer, che abbiamo visto nel primo. Sì, mi sta intrigando, devo ancora capire bene dove mi sta portando Vincenzo, questo lo scoprirò forse più avanti, anche perché questo è un altro libricino piccolino, adesso sono a metà circa. Ma la saga procede con Esodo, questo è il terzo volume di questa saga, che è una quadrilogia. Guardate che copertina fantastica ha creato Vincenzo per questo volume. È la più bella di tutta la saga, c'è poco da fare, c'è poco da dire. Questo è un fantasy molto dark, che ha anche qualche tinta grimdark, quindi è una saga che esplora questo tipo di genere sul fantasy dark. Ora, veniamo agli acquisti, perché se mi seguite costantemente con attenzione sapete che ho approfittato della promozione di Zona 42 che ha fatto quest'estate, in cui se compravi un libro loro te ne regalavano un altro della stessa collana, in pratica questo è. Io ne ho scelti due, perché lo vuoi fare, vuoi prendere solo uno? Assolutamente no. Il primo è Il potere di Alessandro Vietti, che è questo racconto di un personaggio davvero singolare che ha questo potere particolare nelle sue mani e ce lo racconta in un modo molto singolare, un po' anche ironico, un po' così strafottente. Questo è solo il poco che ho capito, perché ovviamente non l'ho ancora iniziato, accidenti, però mi intriga tantissimo, tant'è che appunto l'ho scelto nel fantastico catalogo di Zona 42. Altra scelta dal catalogo è stata Finalmente troppo tardi di Miki Fossati, che parla di un uomo che si trasferisce in un paesino sulla costa inglese, ma anche lui non sa bene le motivazioni che stanno dietro questa scelta, e quindi parte un'indagine da quello che ho capito. Scusa, ovviamente sono tutte cose che ancora non ho letto, e c'è tutto un viaggio, un incontro di personaggi particolari, tutta una storia di questo tipo un po' psichedelica da quello che mi è parso, e mi intriga molto questo viaggio e voglio entrarci al più presto. Uno dei due libri che mi sono arrivati con la promozione è Le fortune di Alexander Sand di Francesco Canebarca. Parla di un uomo, Alexander, che è sulle tracce di una figlia scomparsa, insomma una missione tipo segreta che deve perseguire in una Genova post-apocalittica, dove c'è stato una catastrofe, qualcosa del genere. Mi intriga, però mi spaventa un po' il modo in cui è scritto, questo devo dirvelo, cioè è scritto in modo molto particolare, non ha molta punteggiatura, i pensieri sono tutti uno dietro l'altro, è singolare. Spero di riuscire a farcela, perché mi intriga come tipologia di storia, e ovviamente mi interessa anche mettermi a confronto con uno stile di scrittura magari arduo o diverso dal solito, questo sì. L'altro libro che mi è arrivato con la promozione è la raccolta di racconti di Zona 42 per quanto riguarda la fantascienza, a cura di Giorgio Maier Gatti. Si tratta appunto di una raccolta con nomi davvero davvero intriganti. Devo dire, ero interessato anch'io a metterla nel carrello questa raccolta, quindi sono contento di averla ricevuta. Vi dico solo i nomi coinvolti: Bonera, Daldan, De Matteo, Forlani, Fossati, Crauchard, Cremo, Massaron, Meacci, Morellini, Morozzi, Reali, Tetti, Tonani, Valentini, Vietti, Viscusi e Zardi. Tanta roba, cioè il top della fantascienza nostrana, quindi veramente tanta tanta roba. La copertina non mi fa impazzire, devo dire la verità, però insomma il contenuto è quello che conta, sono contento di averlo nella mia libreria. Torniamo a parlare di collaborazioni, perché sono stato gentilmente contattato da Franz Palermo, ormai un autore che quest'anno ho conosciuto e con cui ho già collaborato. È stato veramente un piacere anche ospitarlo qui nel mio canale per un'intervista
che mi ha divertito davvero tanto. Quindi si trattava lì in quel caso di andare a esplorare innanzitutto il suo ex ultimo libro a questo punto, che era L'Uncino di Pan, pubblicato da Indipendente, e abbiamo anche esplorato un attimino le sue attività, insomma, precedenti per quanto riguarda la pubblicazione. Quindi, se volete andarla a recuperare, fatelo, pure nella sezione live la trovate, l'intervista con Franz Palermo. Ma Franz ha appena pubblicato per Acheron Books questo libro qua. Si tratta di Cinder, Lasciati Tentare, ovvero una storia ambientata a Matera, dove il protagonista Franco torna dopo molto tempo che è stato via e convivendo con la sua ragazza storica. Relazione finita, però, dopo appunto più di 10 anni, e Franco si trova a dover affrontare la sfida di utilizzare appunto app di incontri. Come vedete, si tratta proprio di questo. Questa è l'app Cinder, per appunto trovare delle ragazze, eccetera, per uscire e fare amicizia, ecco, diciamo così. Ovviamente, e sarà la mia prossima lettura, devo ancora cominciarlo, però questo è l'incipit. Ma ha trovato appunto una ragazza, una sua ex compagna di classe, che doveva essere morta 2 anni prima, e quindi su Cinder non doveva esserci. Questo è il dilemma principale che il lettore si trova ad affrontare già da subito. Mi intriga davvero un sacco, anche perché insomma non è molto lungo. Sicuramente Franz mi stupirà in questa sorta di fantasy urbano, ma con tinte davvero macabre. Anche perché vi ricordo che lui è bravissimo anche a dare quella tinta romantica ai suoi libri, cosa che ho già riscontrato per esempio nella Morte degli Dèi e L'Uncino di Panna. C'è quella vena romantica che Franz sa descrivere molto bene. Vi saprò dire a breve, restate sintonizzati. Veniamo a un altro acquisto che ho fatto, e purtroppo devo dire, no dai, mi intrigava molto, l'ho visto sul profilo di Dottor Challenging, Pietro Dall'Oglio, andate a seguirlo se non lo conoscete, è un autore ma anche un divulgatore su YouTube e su Instagram, cercatelo. L'altra valle di Scott Alexander Howard, e mi ha intrigato un sacco perché la copertina è strafiga, devo dire, bellissima, mi è piaciuta da subito, ma gli ho chiesto ma di cosa si tratta, io non l'ho mai vista sta cosa. In effetti è un romanzo che è uscito appunto in primavera, non tanto tempo fa, per Mercurio Books, quindi una realtà nuovissima. L'altra valle parla di una ragazza adolescente che abita appunto in questa valle, dove a ovest c'è un'altra valle uguale, identica, ma che vive 20 anni nel passato. A est c'è una valle uguale, ma che vive 20 anni nel futuro. Pazzesco. Cioè, una roba così alla Dark che mi ha detto, cavolo, questo lo voglio avere. E è la prima volta, mi sembra, che prendo un libro su Vinted, perché ho detto, io questo va a finire che prima o dopo lo compro, quindi ma andiamo a risparmiare qualche soldino con qualcosa di usato, se c'è. Ho avuto la fortuna di trovarlo su Vinted e devo dire che sono contento. È un po' rovinato qui sulla scritta, però io, venendo dalla lettura di 10 libri di Marazan, in cui tutta la saga è fatta così e tutta la saga si rovina in questo modo, sono abituato. Ci avviciniamo alla conclusione, ma sono stato in data 22 settembre, come avrete visto dai miei social, al Parco Brenta Viva, per chiamarsi così, Brenta Libri, c'era la festa Brenta Libri organizzata anche da Luca dei Bucanieri Podcast, che vi invito ovviamente a seguire se ancora non lo fate, è un podcast che parla di libri e di alcolici da abbinare a ogni libro, quindi cioè, è ovvio che dovete seguirlo immediatamente. Andate a cercarlo su Spotify o anche su Instagram, ci sono. Dove c'era anche Michele Borgogni che aveva il suo banchetto e vendeva i suoi libri insieme a Mirko dei Bucanieri, che vendeva la sua novelette, e a Giorgio Smoiver. Allora ne ho approfittato e ho acquistato due delle raccolte che Michele sta portando avanti con i colleghi, ovvero sto parlando di Europa Nera. Eccoli qua, Europa Nera numero 1 e numero 2. Europa Nera numero 1, scritto da Andrea Berneschi, Michele Borgogni e Francesco Primitivi, e il numero 2 da Berneschi,
Borgogni, Primitivi, Antonio Pilato e Simone Cicali. Quindi non potevo ancora rimandare l'acquisto di questi, di queste raccolte di racconti, e da quello che ho capito sono ucronie sull'Europa, sulla vittoria appunto del nazismo in Europa. Quindi mi aspetto veramente grandi cose, di tutti i tipi, anche diverse tra loro. Questi appunto sono racconti, quindi sono una tipologia che sto apprezzando ultimamente. Perché no? Ovviamente sempre pubblicati da indipendente, Michele è veramente settato su questo canale, come giusto che sia, ci sta benissimo. Io sono, come avete visto, propenso a supportare gli autori indipendenti. Ultimi, ma non per importanza, ci sono due ebook che ho acquistato. Sto parlando di Non è una storia di zombie di Stefania Toniolo, che sto già leggendo, sono più di metà, mi sta piacendo molto. Devo dire, anche qui sto andando molto piano, non so perché, anche perché è in formato digitale, devo dire la verità, e quindi faccio un po' più fatica, ma per questioni logistiche mie non voglio entrare nel dettaglio. È una storia che mi sta intrigando. Zach è un protagonista fenomenale, un'idea geniale di Stefania. Bello, 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 fa ridere, fa riflettere e non lo so, ci voglio ragionare ancora un po', non l'ho finito, sono a due terzi, quindi vi saprò dire più avanti. Ci aggiorniamo su questo, ma non è stato l'unico acquisto in ebook. Ho anche preso il 13° nume di Giorgia D'Aversa, edito Acheron Books, una storia dark fantasy che mi può interessare, mi intriga. Ce l'avevo in testa già da un po', come dicevo, di prenderlo, quindi c'è stata un'occasione particolare a settembre, se non sbaglio c'era la promo su Amazon e l'ho acquistato al volo. Devo dire, ultimamente sto cercando di limitare un po' gli acquisti in digitale perché ho già preso un sacco di roba negli ultimi mesi, negli ultimi anni, roba che poi ho lasciato lì e quindi è una cosa che mi dispiace un sacco. Adesso voglio prendere solo cose che voglio assolutamente leggere e nel breve periodo. Questo è l'obiettivo, poi staremo a vedere. Ragazzi, io mi avvio alla conclusione, vi ringrazio veramente tanto per essere stati qua con me per tutto questo tempo. Mi sono appena reso conto che sto gesticolando un sacco, ma questo è il mio modo di parlare, mi dispiace. Se non l'avete fatto, mi raccomando, io devo dirlo, però insomma io mi fido di voi, iscrivetevi al canale, insomma dai, facciamo le persone serie. E niente, ci vediamo a Strani Mondi, un appuntamento importantissimo, imprescindibile per chi ama il fantastico in tutte le sue forme, dall'horror al weird, alla fantascienza al fantasy, tutte le sottogeneri possibili e immaginabili. Dovete esserci, non potete mancare se siete in zona, per sostenere anche semplicemente il fantastico italiano, il fantastico delle piccole case editrici che pubblicano e sostengono questo genere, che sono i generi che piacciono a noi, quindi mi raccomando. E per il resto niente, condividete questo video, insomma mettete un like, commentate, ditemi cosa state leggendo voi, che cosa avete acquistato voi e se anche voi fate danni come quelli che vi ho appena elencato, cioè comprare un sacco di roba, avere un sacco di roba e rischiare di acquistarne ancora Strani Mondi e trovarvi sommersi di libri. Ci piace così, c'è poco da fare. Spero di non essere l'unico, scrivetemi nei commenti se anche voi siete come me. Vi aspetto lì. A presto, ciao ragazzi.